Allora a questo punto possiamo senz'altro dare la parola a Mario Cignoni, che tutti quanti conoscete, anche per essere stato coautore di uno dei pochi libri sulla storia di Porto San Giorgio, e il quale stamattina interviene in qualità di storico, ci intratterrà con la relazione Il Conte Ornitologo tra Risorgimento e ricerca scientifica. Quindi, come dire, la parola a Mario, prego. Allora, possiamo cominciare intanto con la fotografia numero uno, ecco che è lì. Possiamo cominciare con la fotografia numero uno che è lì, questo è Tommaso Salvadori in giovane età. Dunque, devo premettere che io non mi intendo di ornitologia e che sono qui perché gentilmente invitato dall'amico Mattioli e anche sospinto dalla famiglia Salvadori. Io discendo da una sorella di Tommaso e alcuni fra noi discendono dai fratelli. Fra tutti loro vorrei ringraziare per l'ennesima volta la mia cugina Costanza Anguissola di Alto E per il suo attento e continuo supporto documentario. Ora, se io vi dovessi parlare della sua vita, qui ci vorrebbero 2 ore di tempo, quindi non è assolutamente il caso, e vi presento di Tommaso una biografia critica che potremmo sempre recuperare perché non mancano né documenti né lavori ben fatti. Adesso mi viene in mente quello, secondo me, migliore, magistrale, che è pubblicato sulla rivista italiana di ornitologia nel 1986, che però è inutile ripetere stancamente. Ma vi presento una storia così raccontata in maniera un po' informale, alcuni flash, così per avere un'idea. Mi scuseranno qua i professori se ogni tanto mi lascerò prendere la mano dal racconto e userò dei termini tecnici forse non appropriati esattamente. Allora, in giovane età, quando ero piccolo, ho conosciuto delle persone che avevano conosciuto l'ornitologo, evidentemente, perché essendo della famiglia, e tra le quali c'era mia nonna e sua sorella, che di lui, zio Tom, come veniva chiamato, sapevano però poco, a dire la verità. Uno studioso di uccelli, già per questo considerato un individuo curioso, secondo la loro definizione, che non si doveva intendere come dotato di curiosità scientifica, ma come strano, bizzarro. Nonna a Roma aveva in casa alcuni uccelli impagliati, fatti dallo zio. Ero piccolo, ma me li ricordo, almeno un barbagianni e un piccolo airone. Direi un po' spelacchiati, grigi, tarlati. E mentre da una parte mi attraevano, dall'altra mi facevano un po' impressione e forse paura. Anche perché venivano tenuti in uno stanzino buio dove non si doveva o non si sarebbe dovuti entrare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, la figlia di Tom, Florence, era venuta, insieme a sua figlia Liliana e insieme anche ad altri parenti, a ripararsi a Villa Collina, che è la casa dove noi abitiamo qui vicino, considerata, non si sa perché, più fuori mano e quindi più sicura di Villa Marina, di San Tommaso, di questi altri posti. Così i rapporti si erano consolidati. Io naturalmente alla Seconda Guerra Mondiale non c'erano, però passati gli anni questa zia Liana, nipote diretta di Tommaso, che era suo nonno, era divenuta una frequentazione non assidua, ma regolare a casa a Roma. Siccome viveva da sola, la si invitava a Natale, per esempio, o in altre occasioni. Lei era ancora arzilla, direi brillante, era stata un'eccellente artista, attrice, caratterista di cinema. Veniva con una specie di turbante in testa, alta, magra, con il naso aquilino, spiritosa. Si chiamava in arte Liana del Balzo e compare in oltre 90 film, da Quo Vadis a Ben Hur, a Totò, Fabrizio e Giovani d'Oggi, Profondo Rosso, Il Vizietto, eccetera eccetera. Solo se interrogata parlava del nonno, che lei ricordava come uno studioso sì aristocratico, che però abitava sommerso tra libri, carte, uccelli impagliati in un'umile dimora in Piemonte. Era in contatto con altri grandi dotti del tempo, ma conduceva una vita frugale, quasi modesta, perché tutto il suo patrimonio l'aveva investito nella ricerca. E questo capita agli studiosi.
Per capire Tommaso, come ha detto il sindaco, bisogna anche inquadrare la sua famiglia. Era di Porto San Giorgio, nato nel 1835 qui vicino, in un palazzo sull'antico corso, poi come potete vedere, ma sua madre, fatto raro a quei tempi, era inglese. Cioè avere nel 1835 a Porto San Giorgio una madre inglese, beh, era un po' strano. Quindi da una parte i Salvatori di Porto San Giorgio, dall'altra i Welby. Joyce Salvatori Lussu, un'altra parente della famiglia, ha scritto, forse per dare un taglio progressista, che i Salvatori, nobili proprietari terrieri, non avevano preti e vescovi in famiglia ed è per questo che si erano congiunti con questa famiglia inglese. Devo però rettificare questa affermazione. Era sia nipote del cardinale Brancadoro, arcivescovo e principe di Fermo, uno dei cardinali neri, cioè tra i più conservatori della curia, sia cugino del cardinale Tommaso Bernetti, proprio allora segretario di Stato dello Stato Pontificio, a sua volta fratello dell'arcivescovo del santuario di Loreto. Quindi insomma... Ma forse Tommaso aveva ripreso il carattere da un prozio che anche si chiamava Tommaso Salvatori, letterato, studioso e patriota dei moti del 31. Da parte di madre, invece, era figlio di un inglese, abbiamo detto, Ethelyn Welby, famiglia nobile del Lincolnshire. Un cugino baronetto, un altro segretario del tesoro britannico e ancora oggi la famiglia è illustrata da Justin Welby, l'arcivescovo di Canterbury, il 105° arcivescovo di Canterbury, che è il capo mondiale della Chiesa anglicana. Per non parlare di altri cugini che furono i più famosi architetti dello stile neogotico inglese. Ethelyn Salvatori, la madre di Tom, aveva alcune sorelle, tra cui Casson, che sposò il giurista musicista fermano Giacomo Emiliani, vedo qui dei nipoti che saluto con piacere, e alcuni fratelli stabiliti a Roma che ebbero l'appalto della navigazione sul Tevere, per cui la prima nave aelica a navigare sul fiume nel 1869 fu proprio della ditta Welby. E l'influenza britannica, paese industrializzato e all'avanguardia, si faceva sentire in molti modi, anche qui, dalle innovazioni in campo agricolo introdotte dal padre nelle coltivazioni di Porto San Giorgio, al campo religioso, per esempio. Mentre i Salvatori erano cattolici, i Welby erano protestanti, cioè lettura diretta della Bibbia in inglese. Nell'incontro i protestanti tennero duro e presero il sopravvento, tant'è che i Salvatori Emiliani aderirono alla Chiesa Valdese. Un fatto da non sottovalutare che, emancipando Tom dal dogmatismo tradizionale, apriva la strada per contribuire al progresso scientifico. Tom era dunque il frutto dell'incontro fra due culture diverse, Londra, che allora era il centro del mondo, e Porto San Giorgio, che invece era la periferia dello Stato Pontificio. E già questo lo rendeva un individuo speciale. Andiamo alla fotografia 2. Qui è sempre Tommaso Salvatori un po' più grande. Lui era il figlio primogenito, quello sul quale il padre puntava per sovrintendere i terreni e i progetti che vi aveva fatto. Ma lui si laureò in medicina nel 1857. Era attratto, come si è detto, dagli ideali del Risorgimento, dalla ricerca di libertà per la quale si voleva impegnare. Ecco, qui vedo un sacco di giovani. Bisogna impegnarsi per qualche cosa nella vita, anche qualcosa di ideale. Chi non combatte per un ideale è come un sacco vuoto. Tom nel 59 voleva raggiungere i piemontesi nella seconda guerra di indipendenza, ma un piede malato glielo impedì con soddisfazione dei genitori. Non c'è potuto andare. L'anno dopo però si imbarcò come ufficiale medico in una spedizione per raggiungere Garibaldi in Sicilia e a questo proposito scrisse ai suoi una lettera piena di ardimento, rimproverandoli per la loro mancanza di patriottismo, per lo scarso interesse per la causa italiana. Si informò poi della loro partecipazione alla morte di Cavour, avete fatto lutto, vi siete intristiti, eccetera, che lui considerava un fratello, anzi un secondo padre. La lettera fu subito nascosta dal vero padre, ma la madre inglese la trovò e la apprezzò
con un tocco di complice patriottismo britannico, perché l'Inghilterra aveva interesse al risorgimento italiano, perché si sarebbe costituito un grosso Stato, per cui la Francia avrebbe distolto un po' gli occhi dall'Inghilterra per occuparsi anche di questi altri che si stavano creando nel sud. Tom aveva cominciato già allora a occuparsi di zoologia e al mondo degli uccelli. Perfino quando combatteva in Sicilia nel 1860, camicia rossa, schioppo, eccetera, scriveva: ho visto non poche ghiandaie marine che stanno su queste rocce, eccetera. Scusa, questo dovrei mettere forse un po' più in alto. Intanto una cugina inglese, figlia di un'altra zia Welby, questi Welby sono molto importanti in questa famiglia, passava le vacanze a Porto San Giorgio, a San Tommaso, la proprietà dei Salvatori. Lei, Berta, era bellissima, come ancora si racconta in famiglia. Dobbiamo far vedere una fotografia, la foto 3. Lui la corteggiava, la portava lungo il Tenna per illustrare gli uccelli, le leggeva i poeti romantici inglesi, tra i quali naturalmente Keats e Shelley, dove trovava tanti accenni che rimandano al mondo dei volatili. Per esempio Shelley, autore della famosa Ode al vento di Ponente, aveva scritto anche To a Skylark, cioè a un'allodola, metafora della bellezza che canta mentre vola. Keats aveva scritto la famosissima Ode to a Nightingale, ode a un usignolo, che canta l'immortalità, l'eternità del canto stesso degli uccelli. Ah, bere un bicchiere di vino, lasciarsi trasportare, mi lascerò trasportare e volerò da te sulle ali invisibili della poesia. Insomma, come si dice a Roma, l'aveva intortata. E loro si innamorarono e si sposarono, nonostante le riserve del padre di lui, e andarono a vivere a Torino, e i rami fino a oggi, che dura da 150 anni circa. Siccome erano cugini tra di loro, io e noi siamo quindi tanto nipoti suoi quanto nipoti, diciamo, della moglie. Quando vi ho detto che questa Berta era molto bella e vi ho fatto vedere la sua foto, non ho però sentito nessun mormorio, dice, ah però. Allora ho pensato di farvene vedere un'altra, di una sua nipote. Tante volte la bellezza si tramanda. Rosie Huntington Whiteley. Vogliamo vedere fondo 4? Dichiarata nel 2015 la donna più bella del mondo. Una supermodella da 12 milioni di dollari all'anno, attrice, testimonial di varie case di moda, anche italiane. Io direi, cioè, di riprendere i contatti con questa cugina. Magari voi, le contesse qui di Alto E, che conoscete il mondo del jet set, sicuramente, diciamo, ha una bell'anima, è nobile, e questo non può che farci piacere, e la vedrei bene come testimonial della Società Ornitologica Internazionale. Andiamo a vedere l'altra fotografia anche. Quindi questo è un compito che poi vedremo. Chi vuole però l'attacco genealogico deve dar 1.000 euro. Comunque, come dicevo, Tom ben presto si accorse che il suo interesse in realtà non era tanto la medicina, quanto le scienze naturali, per i quali la laurea in medicina offriva una solida base, la zoologia in generale e l'ornitologia in particolare, e cominciò a studiare gli uccelli, qui a Porto San Giorgio, poi in Sardegna, eccetera. Mentre l'ambiente nobiliare del Fermano generalmente passava gli anni tra balli, conversazioni da salotto o andava all'Acqua Santa per i bagni termali, in lui cresceva prepotente l'interesse per la ricerca e si avviò nel mondo delle biblioteche, dei musei, dello studio dal vivo, delle analisi sul campo, o per aria nel suo caso. Era la scienza che lo attraeva e questa sarebbe stata la sua strada. Cominciò a scrivere e pubblicare, ma su questo lascerò la parola ai professori. Crebbe negli studi, nella disciplina, passo dopo passo si fece un nome, salì in alto, si ritrovò così nel mondo accademico. Alla fine della vita era membro corrispondente effettivo onorario di una ventina di accademie europee e americane. Ma ci stava perché ne era ritenuto degno, non per fare carriera, ma per interesse scientifico puro. Anzi, era una persona, poi lo dirà meglio il professore, che già ieri sera accennavamo, che
in un certo senso non sapeva muoversi politicamente per arrivare alle stelle, ma e quindi avanzava soltanto con la forza del suo pensiero, della sua capacità tecnica scientifica. Iniziò a catalogare tutta la materia con criteri nuovi, adottando metodologie britanniche, applicando le leggi darwiniane e la classificazione più moderna per quei tempi. Fino allora l'ornitologia era una disciplina che aveva avuto sì qualche studioso, ma prettamente marginale, empirica, a volte forse ancora un po' nella leggenda. Fu tra i primi in Italia a farne una scienza e a occuparsi anche di etologia in campo ornitologico. Tutto questo aveva anche un risvolto economico, naturalmente. Salvadori si era recato a sue spese, per studio, nei principali musei europei, Londra, Parigi, Amsterdam, Berlino, Vienna e tanti altri, e anche in Italia. Investì i suoi beni nella ricerca e alla fine si ritrovò con risorse modeste, grande ma solo, diciamo. Le aquile non volano a stormi, come canta Battiato. Attraversò momenti difficili, aggravati da una malattia. Nel 1878 le sue disgrazie raggiunsero il culmine, perché a sua moglie Berta, questa bellezza, la vita ritirata, che a lei pareva incolore, non piaceva, si ritrovò sacrificata anche economicamente. Per le belle donne ci vogliono un sacco di soldi. Tom era innamoratissimo, ma tutto preso dal suo insegnamento, dai suoi studi. Non si occupava abbastanza della moglie, o perlomeno non come voleva lei, che bella, giovane, vivace, avrebbe voluto andare in società e non stare a occuparsi della casa e dei bambini. Gli uccelli, sì, all'inizio va bene, però con l'andare del tempo, insomma. Alla fine decise di separarsi e si confidò con un avvocato, un certo professor Pasquale, professore ordinario di diritto internazionale a Torino, che era pieno di premure, di comprensione per la bella cliente, la scortava, la corteggiava. Anzi, a dirla tutta, le ronzava un po' troppo intorno e Tom, che non lo reggeva, alla stazione gli sparò un colpo di pistola a bruciapelo. Ma quello sopravvisse e addirittura divenne senatore. Tom abitava in una piccola proprietà presso Ivrea, ma lui, Conte Salvadori, non sentiva la difficoltà di stare in ristrettezze. Dentro di sé non viveva lì, il suo spirito volava in alto, fuori, in Europa, tra i musei, nel mondo della scienza. Avete mai letto i suoi articoli? In gran parte la descrizione, molto precisa, è in latino, ancora lingua scientifica internazionale. Seguono il richiamo di precedenti studiosi, la proposta, le confutazioni dei pareri dei colleghi con giudizi imparziali. Alcuni suoi colleghi li considera calamità scientifiche. Le richieste per controllare se quel determinato uccello fosse già stato identificato, poi la sintesi, e infine la classificazione, il conferimento di un nuovo nome, poi anche disegni che cominciava a bozzare lui, eccetera. Ed era anche un pratico, impagliava gli uccelli di persona attraverso un procedimento di tassidermia che aveva perfezionato. Li impagliava non per conservarne la morte, ma per ricordarne la vita. Per lui erano vivi, alla zampa di ogni uccello che cuciva era legato il filo dell'infinito. Li vedeva con l'occhio dello scienziato e del poeta. Non erano loro, ma era lui a avere le ali. E non solo uccelli. Andiamo adesso nella fotografia, numero 5. C'è la vicenda del capo d'oglio. Nel 1875 si arenò proprio qui sulla spiaggia un capo d'oglio di 15 metri. Vi immaginate un capo d'oglio arenato qua davanti agli scogli, alla spiaggia dove noi siamo, eccolo lì. Allora lui scrisse al padre, affrontò il viaggio da Torino, rientrò in paese, corse al mare, lo studiò, lo misurò, lo descrisse, lo scarnificò, ripulì la carcassa e trovò un museo romano interessato all'acquisto dello scheletro. Quindi ecco, da l'uccelletto fino al capodoglio, anche se questa è una cosa eccezionale, ma in effetti era una cosa eccezionale che un capodoglio arrivasse qua. Si occupò della fauna italiana, certo, ma già nei primi tempi identificava la pitta berte, foto 5 bis. Ecco, la pitta berte, cioè quest'uccelletto che aveva dedicato a Berta, alla moglie, non gentleman naturalmente, una nuova specie di uccelli del Borneo. E il suo nome rimane legato, sembrerebbe stranamente, agli uccelli esotici,
come testimonia tra l'altro il francobollo di Papua Nuova Guinea che appare sul manifesto. Ecco, come mai? Fu in seguito alle scoperte geografiche e alle spedizioni scientifiche del tempo. Fra tutte ricordo quella della nave Challenger 1872-76, corvetta da guerra della Royal Navy, che era stata modificata per la ricerca con laboratori, alloggi, gabbie e gru, che fece il giro del mondo con importanti scienziati. Lui non era a bordo. La spedizione, come è stato scritto da qualcuno che si è molto esaltato, ha scritto: fu il più grande progresso per la conoscenza del nostro pianeta dopo le scoperte del 400 e del 500, cioè dopo Cristoforo Colombo e Magellano c'è questa spedizione. Fu dunque Salvadori a catalogare con attenzione e acribia gli uccelli riportati. Alcune nuove specie cominciarono da allora a portare il suo nome, o perché da lui identificate, o perché a lui dedicate da altri studiosi che ne conoscevano e riconoscevano il valore. Vi leggo alcuni nomi: l'anatra dei Salvadori, del genere Salvadorina. Possiamo forse andare avanti con qualche foto, tre fotografie. Questo è lui con la famiglia, ecco i figli, lui allo studio, e poi lui con i dotti del tempo, e poi questa è l'anatra dei Salvadori, del genere Salvadorina, della Nuova Guinea, che appare sul manifesto, la Nuova Guinea. Poi c'è il fagiano Salvadori di Sumatra, il pappagallo Salvadori dei fichi, il pappagallino pigmeo dal cappuccio giallo della Nuova Guinea, il succiacapre Salvadori di Giava, lo scricciolo pedemontano Salvadori pure lui, l'eremomela Salvadori presente in Africa occidentale, il fringuello etiopico granivoro dei Salvadori, e poi il grande Casuarius Salvadori, una specie di struzzo, rovie. Lavorò indefessamente al Museo di Zoologia di Torino, di cui fu vice direttore per lunghi anni, lavorò per il Museo di Genova, al British Museum, fu in corrispondenza con colleghi di tutto il mondo, procedeva instancabile con etichettatura, schedatura, riordinamento dei materiali, delle spedizioni scientifiche, artefice quasi unico di questo studio metodico e puntuale. Un'altra notevole, anche se sfortunata, spedizione fu quella italiana guidata dal Duca degli Abruzzi della nave Stella Polare 1899-1900, che riportò degli esemplari che gli permisero di descrivere anche uccelli dell'Artico. Così ho letto, alcuni reperti della spedizione sono al Museo di Fermo. Insomma, il suo campo di studi non era limitato, non c'erano confini per la sua scienza. Per dire, scrisse dall'avifauna delle isole di Sao Tomé e Principe all'ornitologia della Papuasia e delle Molucche in tre volumi, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'erano solo le grandi esplorazioni a rifornirlo di campioni, ma anche singoli individui, viaggiatori, amici, e ovviamente c'erano le scoperte personali, anche occasionali, addirittura al mercato. Sono andato al mercato, ho comprato tre fagiani, e fa tutta la descrizione. Poi, dopo un anno, si corregge, perché la vera scienza si autocorregge, dice: no, quella volta mi sono sbagliato, non erano di questo tipo, ma in realtà erano di quest'altro. Insomma, come scrisse anni fa il suo nipote Max Salvadori, altro nome a noi caro qui a Porto San Giorgio, mi resi conto che lo zio non fu solo uno scienziato, ma fu un grande scienziato. Riprendo, è considerato il maggior ornitologo italiano, evidentemente un'intelligenza superiore all'intuito e alla rapidità di percezione, seppe accompagnare metodo e costanza, e la sua fama fu consolidata. Alla fine aveva al suo attivo, tra brevi articoli e grandi volumi, circa 350 pubblicazioni, capite, a cavallo fra 800 e 900. Quantità e qualità. E non lasciò mai la vena patriottica. Nel 1911, in occasione delle celebrazioni del 50° dell'Unità d'Italia, 1861-1911, comparve al liceo di Torino, dove insegnava con la camicia rossa dei garibaldini. E i giovani, deliranti di entusiasmo, lo portarono in trionfo. Per rimanere nella metafora ornitologica, spiccò il volo.
Raggiunse le più alte vette della sua disciplina, varcò i confini di Porto San Giorgio, delle Marche, dell'Italia e col suo nome diede risonanza internazionale alla sua famiglia e al suo paese. Tommaso Salvadori di Porto San Giorgio è sicuramente tra i nostri concittadini più illustri. Vorrei concludere con una poesia di un antico lirico greco, io faccio anche l'insegnante di greco, Alcmane, che quelli di voi che hanno fatto il liceo classico sicuramente hanno incontrato, in cui il poeta, debole per la vecchiaia, ecco qui, vediamo lui, non Alcmane ma Salvadori, il poeta debole per la vecchiaia, incapace ormai di danzare con le giovani ragazze del coro, vorrebbe essere un cerilo, che è il nome di un uccello marino, il maschio di quelle che al femminile si chiamano alcioni, e vorrei volare senza timore, appunto, con le alcioni, magari appoggiandomi a loro, essere trasportato da loro per un ultimo volo sul mare, un mare purpureo come lo vedevano gli antichi. E pensiamo a Salvadori, ormai anziano, e al nostro Adriatico. La poesia, che è solo un frammento di quattro versi, è stata tradotta da Carducci a Quasimodo e tanti altri, ma ne ho tentata una nuova versione. Qui ve la leggo e concludo. Fanciulle, dolci voci, sacri canti, non ho più forze. Vorrei essere un cerilo che sul fiore dell'onda fra le alcioni vola sicuro, sacro uccello del purpureo mare.